Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È venuto il momento di far lavorare nuovamente il cippatore, il BM15. Ve ne avevo già parlato in un altro video con le spiegazioni tecniche di massima. Adesso, come vedete, ho iniziato a farlo lavorare. Ieri ho preparato un po' di cippato. Questo è un cippato grezzo, dopo va vagliato, ovvero va setacciato. Vi farò vedere dopo. E viene così. Probabilmente darò ancora una setacciata giusto per togliere le ultime rimanenze di truccioli fuori misura. Io questo, come vi ho fatto vedere nell'altro video, poi lo mischio con il nocciolino. Se voi avete il pellet potete mischiarlo col pellet. E sono arrivato con la vecchia caldaia, perché quest'anno l'ho cambiata, sono arrivato a una percentuale di 1-3, cioè un sacco di nocciolino, 3 sacchi di cippato. Quindi per ogni sacco di cippato metto un terzo del sacco di nocciolino, circa 5 kg. E ho visto che la stufa prima lavorava molto bene, adesso voglio vedere questa come va. Quindi quello è il mio limite. Ha una buona granulosità, come vedete. Adesso purtroppo ieri ha piovuto, l'ho dovuto coprire con i teli. Il fondo si è leggermente inumidito, quindi oggi spero ci sia il sole, lo facciamo asciugare e dopo lo metterò nei sacchi. Più avanti poi farò il mix con il nocciolino. Vi volevo però parlare sulle caratteristiche della macchina per quanto riguarda il massimo diametro del legno da cippare. Questo ha un diametro di 7 cm, non so se lo vedete, comunque sono circa 7 cm. Questo è il massimo. Vedete, l'avevo tagliato fino a un certo punto, poi facevo una piccola gobba e si è bloccato dentro la tramoggia, quindi ho dovuto spegnere la macchina ovviamente, smontare la tramoggia, sono 3 dadini da 13 e l'ho tirato fuori. Quello è il metodo per sbloccare il legno qualora si dovesse bloccare. Questo ad esempio, che ha un diametro di 4 cm, essendo storto così, ecco, arriva a un certo punto che nella tramoggia non va più, quindi li scarto a priori. Anche questi nodi fanno male, nel senso che se si blocca qui dovete spegnere la macchina e sbloccare il tutto staccando la tramoggia. Cioè, quello che voglio dire è che lui lavora benissimo, bastoni dritti senza nodi fino a un massimo di 7 cm, che è proprio il limite. 3-4 cm è il suo pane, quindi va benissimo. Un altro problema che si pone è questo. Adesso vi faccio vedere un tronco di acacia che ho tirato giù qualche mese fa. Questo tronco d'acacia era lungo forse un 4 metri, ho già iniziato a cipparlo, mi sono dovuto fermare perché concomitanza di questo nodo non passa nella tramoggia. Allora le soluzioni sono due: la più veloce con la motosega tagliare qui e qui e cippare il resto, questo poi si butta nel camino, oppure un lavoro di fino sempre con la motosega togliere i nodi, ma onestamente ci metterei troppo tempo, quindi farò la prima soluzione. Qui ho un po' di legna da cippare, sempre a caccia, e mentre questi qua lunghi adesso tolgo i nodi e riesco a cipparli. Questo è fuori limite, questo sarà un 10 cm, non riesco a farlo, quindi con la motosega lo taglio fin dove posso, ovviamente lo metterò nel camino, il resto invece ne faccio cippare. Nel frattempo abbiamo un ospite, la mia Lucy. Lucy, vieni qua, vieni bella, bravissima, bravissima. Vento a trovarmi Lucy, quando non c'è il cane in giro lei è la prima che viene a trovarmi. Molto brava. Ok, torniamo al lavoro, dai. Ecco, una volta che abbiamo finito di cippare quello grezzo, semplicemente con la pala, con questo sistema rudimentale, per adesso non sono riuscito a far di meglio, la mettiamo nel vaglio. È una rete da un centimetro a doppia maglia, quindi va abbastanza bene. Ovviamente quello che cade ai lati poi lo togliamo. Ecco, quello che rimane, che sono i pezzi più grossi, li buttiamo qui. Questo diventa compost, va benissimo. Potete usare anche per
faccia male le piante, o lasciarlo nel terreno nel giro di poco tempo diventa compost. Questo è il lavoro da fare per farlo poi diventare come quello. Quello poi, come vi dicevo, lo ripasseremo un'altra volta, giusto per togliere qualunque tipo di impurità. Bene, andiamo avanti a lavorare. E poi vi farò vedere dal taglio dell'acacia e perché ho scelto l'acacia come legno per fare questo tipo di lavoro. Abbiamo setacciato per la seconda volta il cippato e questo è il risultato. Questa volta è davvero davvero molto molto fine, e della granulosità giusta, forse leggermente umido, doveva asciugare un attimino, ma in questi giorni sta piovendo a singhiozzo, quindi è una cosa che non posso fare. Lo mettiamo in cantina dove è molto caldo, quindi si asciugherà poi lì. Ecco, questo è il lavoro che vi volevo far vedere. Ecco, chiudo il video come vi dicevo perché volevo farvi vedere il motivo per cui ho scelto l'acacia. Questo è un albero di acacia, sarà alto 5-6 metri, ma come vedete il tronco è naturalmente dritto. Qui ce n'è un altro, solo nell'ultimo tratto curva, quindi io lì a quell'altezza lo taglierò e utilizzerò anche l'altro pezzo. Questa è la dimensione giusta, sono del diametro di 4-5 centimetri. Ecco qui. Una volta tagliato, questo l'avevo tagliato l'anno scorso, se vi ricordate il video quando ho fatto vedere il cippatore, eravamo a gennaio se non erro, lui rigetta. Questo è un nuovo albero di lunga acacia. Eccolo qui, è già alto un paio di metri, ovviamente è piccolino. Questo l'anno prossimo sarà pronto. Lo taglierò di nuovo e lui ricaccerà ancora. È una pianta infestante, quindi non è molto amata dai contadini che non usano questo tipo di biomassa. Però per chi come me deve fare legna velocemente e cippato molto velocemente, ecco, questo è l'albero ideale, tant'è che ne ho piantati un centinaio, ho fatto un bosco che adesso stanno cominciando a gettare e a venire fuori, quindi in un paio d'anni avrò un centinaio di alberi poi a rotazione da tagliare. Questo invece è un boschetto spontaneo sul retro della casa, ne ho tantissimi e adesso comincerò a fare un po' di pulizia. Tra l'altro è un legno molto morbido da cippare, soprattutto da fresco. Quindi la macchina sforza poco, lavora bene, viene fuori un taglio pulito e poi basta solo farlo asciugare al sole un paio di giorni e il lavoro è fatto, dopo averlo ovviamente vagliato e setacciato. Allora siamo a fine ottobre e ho atteso più di un mese per pubblicare questo articolo perché volevo provare prima la doppia vagliatura se andava bene o no come formato, come granulosità, e quindi la sto usando con la mia nuova stufa a nocciolino, la biomassa, e sto vedendo che non ho avuto ancora blocchi, quindi va abbastanza bene. Questo è quello che ho cippato, vi ho fatto vedere nell'altro video, e l'ho mischiato col nocciolino. Ora come proporzioni, un sacco di cippato e 5 kg di nocciolino, quindi con un sacco di nocciolino faccio 3 sacchi di cippato. Ovviamente i consumi sono superiori, questo bisogna dirlo, però la materia costa davvero poco, quindi quest'anno ho fatto una prova, ho fatto una trentina di sacchi di cippato e l'anno prossimo potrò fare qualcosa di più, ecco, insomma, quindi devo trovare modo di stoccarlo e di farlo asciugare, quindi lavorerò tra luglio e agosto, a differenza di quest'anno. Quindi questo è tutto, se avete domande potete scrivermelo qui nell'info box, e vi ringrazio per aver visto questo video e al prossimo.